Nova York. Protesta per la condanna del cardinale Mincenti. Cartelli ne proclamano l'innocenza. Accusano il comunismo di minare l'America. La dimostrazione si svolge sotto il consolato d'Ungheria. Frattanto, nell'interno, il console generale Béla Balázs firma le proprie dimissioni, motivate dalla riprovazione dell'operato da lui definito terroristico del proprio paese, e abbandona la sede. Altri 8 funzionari seguiranno il suo esempio. Per le vie della città una folla in ginocchio partecipa alla giornata di preghiera. L'indignazione americana culminerà nelle parole di Truman contro la sentenza di Budapest. Giungono al Viminale 5 piccoli rappresentanti dei mutilatini d'Italia. Per loro la RAI, spiega il direttore generale Sellesi, ha raccolto 50 milioni. De Gasperi ascolta questo racconto di bontà, iniziatosi con un appello di Radio Losanna. Ora De Gasperi ringrazia. In 12 ore l'appello rilanciato dalla RAI aveva già raccolto 12 milioni, che in un mese e mezzo divennero i 50 dell'assegno che Sellesi consegna al presidente del Consiglio. Milano da sola ne ha dati 22. Mutilatini di guerra, l'offerta del presidente è anche simbolica. Possano ancora le vostre mani stroncate stringere le gioie della vita. Inghilterra, giunge in vista del Firth of Forth la nave da battaglia Royal Sovereign, ribattezzata Arkhangelsk dai russi ai quali fu concessa in prestito durante la guerra. Battendo bandiera russa coi marinai russi a bordo, ripassa sotto quel ponte di Forth che durante la battaglia d'Inghilterra fu uno degli obiettivi più martellati. Molto commentato è il fatto che dalla nave non siano partite le salve di saluto. Poi si è scoperto che non aveva colpi a salve. Dopo 33 anni di servizio sta per essere smantellata. L'equipaggio che l'ha ricondotta in Inghilterra sbarca in un recinto riservato ai marinai dell'URSS. A Procida, 3 anni fa, sbarcava il bandito Giuseppe Lamarca. Tra le ginestre delle falde vesuviane, egli aveva alternato prodezze e infamie, generosità e orrori. Entrava poi nel penitenziario tra un apparato di forza che poteva parere eccessivo. In realtà l'uomo era temibile. Nel gennaio 47, procuratasi una pistola, affrontò il direttore del penitenziario e tentò l'evasione. Di questo tentativo risponderà ora in seconda istanza alla Corte d'Appello di Napoli. 3 anni di reclusione gli hanno cambiato faccia, barba romantica, ma aria ancora da bullo nella tiratura fuori ordinanza della casacca. Mesi fa il Tribunale di Napoli l'aveva assolto e con lui le guardie che l'avrebbero favoreggiato. Ora la Corte gli accresce la pena di 2 anni e 6 mesi. Così, dopo i brevi giorni di udienza, Lamarca rientra nel barco buio del tempo d'espiazione.